Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti alla parte 9 del World of Warcraft 4. Allora, oggi avremo un livello abbastanza difficile, ma no dai, non diciamo difficile, diciamo un po' lungo, perché la parte dura 11 minuti e 25. Benvenuto alla giostra, vabbè. In questo livello ci saranno 3 ondate di nemici che noi dovremo sconfiggere. Con determinate armi, non saranno il solito bazooka, beh sì, poi dopo ci sarà anche quello. Ma all'inizio ci verrà dato un pugno di, pugno di fuoco, spintarella e mazze da baseball. Mazze da baseball credo neanche infinite, vabbè. Comunque useremo il pugno di fuoco, che tanto toglie 30 PS di vita. Contro questi che hanno 25 PS di vita, quindi con un pugno di fuoco li mandiamo KO. Bene, fuori uno, ne mancano altri due. Questi qua invece, beh, quelli della prima ondata useranno anche quelli, anche loro i pugni di fuoco. Invece, vabbè, le altre ondate le vedremo dopo. Questo qua ci usa il pugno di fuoco. Poi adesso andiamo giù e colpiamo questo qua con il pugno di fuoco sempre. Pungo, non pugno di fuoco, pungo di fuoco. Chissà perché abbiano scritto pungo di fuoco, io non lo so. Bene, un altro fuorigioco. Ne resta uno di quest'ondata. Vediamo cosa usa. Ah, saltaturno. Oh, che bello spirito di gioco. Tocca a noi. Usiamo il pungo di fuoco. Bene, allora abbiamo sconfitto tutti i vermi della prima ondata. Ecco, la prossima ondata sarà un po' più forte, vabbè. E avranno 50 PS di vita. Invece quelli della terza ondata ne avranno 75 di PS. E useranno anche armi più forti, cioè non il pugno di fuoco, ma la granata, o anche il bazooka, oppure anche il missile a ricerca che un verme nemico ci userà, cioè userà contro di noi dopo. 25 PS di energia. Contro questo invece, beh sì, le armi saranno bazooka illimitati. No, illimitati. Non mi pare. No, 10. 10 bazooka, poi illimitate granate e un missile a ricerca. Quindi io vi consiglio, contro quelli i nemici da poco usate la granata, contro questo, ad esempio, perché una granata è sufficiente per farlo, per buttarlo in acqua. Questo qua ci usa il bazooka proprio contro di noi. E ci toglie 50 PS di vita, ovviamente. Tocca a noi. E adesso colpiamo questo. 50 PS di vita. Sufficiente un bazooka. Infatti lo colpiremo. Non state molto vicini quando colpite col bazooka, perché potrete avere anche un danno, cioè potrete anche danneggiarvi un po' anche voi. In questo caso no, però sempre meglio essere prudenti. Questo qui se ne va perché, vabbè, 53 PS di vita, ne aveva 50 di PS.
Bene, ne resta solo uno di quest'ondata. Uso il missile a ricerca contro di noi, non ci colpisce direttamente, cioè ci colpisce da dietro, perché se ci avesse colpito direttamente probabilmente saremmo finiti in acqua. Ma ci colpisce da dietro. Subiamo un po' di danni, vabbè, certo. Però almeno non ci ha buttato in acqua. Invece, contro questo, io vi consiglio, se avete una buona mira, sparate col bazooka, altrimenti potrete usare anche il missile a ricerca, non c'è problemi, basta che lo butterete giù da lì, ecco, ha subito 15 PS, ha perso 15 PS con la caduta e altri 50 per il bazooka, quindi fatelo cadere, poi dopo potete anche ammazzarlo tipo con una granata o il bazooka, quel che volete. Bene, siamo alla terza ondata, questi qua con l'elmo protettivo che protegge anche la faccia. Bene, usano armi molto forti, cioè forti, no, cioè più forti delle altre, tipo il fucile a cecchino o anche il fucile normale. Ecco qua, dai, adesso tocca a noi. Dai. Usiamo il fucile. Avremo fucile normale limitato, fucile cecchino mi sa 1 o 2 e la freccia avvelenata 1. Una freccia avvelenata però che non ci servirà, non, cioè non è che ci serva molto perché cioè, 10 PS ogni turno un verme per morire ci mette, cioè a parte che non muore neanche se avvelenato, rimane a 1 PS. Questo qua, surrender, che si sta renderizzando, che battuta scema. E Sir Vival. Beh, gli abbiamo tolto 25 PS di vita ciascuno. Poi possiamo, che so, su uno con 50 PS possiamo tirargli due fucilate e muore. E adesso ci usa la freccia avvelenata che ci avvelena il nostro Galax Death, mi pare. Sì. Per curarvi dall'avvelenamento o usate la pozione di Icaro, che sarebbe quella che vi fa anche volare, oppure prendete una cassa di vita, cioè cura dall'avvelenamento la cassa di vita, oltre che restituirvi PS. Bene, surrender, lo renderizziamo, se così si può dire. Vabbè, lo facciamo andare all'altro mondo. Boh, morto. Bye bye. Surrender. È stato renderizzato. Un minuto di silenzio per l'infelice Serena. Questo qua sul cavallo mi sta sulle balle, sì, perché ci colpirà due volte Galax Death col fucile. Fanculo. Dai, prendiamo la cassa così ci rimettiamo in salute. E colpiamo Sir Vival. Usiamo un fucile normale che tanto basta. Uno. No, niente danno caduta. Non cade nell'acqua, ma tanto non è necessario perché 25 PS ed è morto. Allora, poi, questo qua ci usa il fucile a cecchino e ci manca, guardate, ci manca, anche col fucile a cecchino. Io che con un fucile normale colpisco da 50 metri di distanza, lui con un fucile a cecchino non riesce a concludere niente. Vabbè, tanto la vita di sto qua sta per terminare. Più 25 PS. Ah, c'ha 75 PS sto bastardo. Sir Loin. Boom. Bene, un ultimo colpo di fucile contro questo qua basterebbe. Guardate come si fa a vincere!
Cosa uso sto qua? Mi sa che ci usa. Sì, guardate, colpisce Galax Death da. Cioè, non so come cacchio abbia fatto da lì, passando in mezzo alle gambe del cavallo, così proprio. Una roba pazzesca. Riesce a fare quello, però non riesce a colpirci col fucile a cecchino. Vabbè, dai, tanto non è che abbiamo subito tanti danni. Quanti ne subirà lui adesso? Perché adesso colpiamolo con un colpo, con il nostro fucile a cecchino, lo miriamo. Boh, crepato. Adesso però non abbiamo finito. Sì, abbiamo finito di combattere, però dobbiamo prendere per finire questo strumento, questa clessidra dorata. Bene, abbiamo finito questo livello. Non preoccupatevi, sto qua non vi farà niente. Comunque, questa parte è finita. Votate, commentate, iscrivetevi. Non perdetevi le prossime parti. Ok, ciao.